inferiore contro la capolista Nocerina imbottita di ex. E ora viviamo i momenti più importanti nella cronaca live. Sarà il Barletta a battere il calcio d'avvio, partiti in questo istante. Vediamo questo attacco del Taranto con Ciotola che si sgancia sulla sinistra, palla in mezzo per Rantier che va alla conclusione, parata, poi sulla destra c'è Garufo, il tiro e poi calcio d'angolo. Fallo laterale battuto dal Taranto, palla in area di rigore, attenzione al tiro, gol! Gol! Riccardone! Cuor di leone! Taranto in vantaggio! Centrali che si sganciano dalle retrovie, calcio di punizione battuto, palla direttamente in porta, è miracolo! Speranzani, Ciotola verso il centro dove c'è Giorgino, verticalizzazione per Innocenti, palla per Garufo che carica il destro, il tiro e la parata, ancora una parata! Si può battere con il movimento dello secondo, c'è un calcio piazzato, palla in area di rigore, esce Goio, poi c'è il tiro alto sulla traversa. Per Ciotola, siamo sulla tre quarti, il numero 11 avanza, c'è il libero Rizzi sulla sinistra, Ciotola lo vede e lo serve, siamo nei pressi della bandierina, parte un traversone insidioso, Rantier, gran destro! Il rinvio di Migliaccio, fasi di gioco piuttosto confuse, Rajčić sul pallone, salta Giorgino, poi dà sulla sinistra per Frezza che va alla conclusione e c'è il pareggio. Il Barletta è venuto fuori, pian piano la distanza, attenzione alla conclusione e la parata di Goio sulla conclusione di Bellomo. Centrocampo adesso cerca di venire in avanti, pallone da Rajčić a Galeotto, da questi a Margiotta, va a recuperare anche Ciotolo, la conclusione e la parata a terra di Goio. Che deve ingaggiare un duello in velocità con Galeotto, Ciotola avanza, palla al piede, effettua una finta su Galeotto, poi prova la penetrazione, Ciotola tutto solo, palla per Rantier, conclusione, alta! Poi però si incarica Rajčić che tocca corto per il capitano Anselmi, il difensore centrale lancia in profondità un pallone sul quale c'è l'intervento ed è il gol del Barletta. La schiera della metà campo del Barletta dove c'è il colpo di testa di Innocenti che serve Ciotola, il quale si accentra, entra in area di rigore Ciotola, la conclusione, la parata girato da Frezza, cerca di andarsene Russo e poi viene strattonato in maniera clamorosa, meriterebbe il rosso. I tiri dalla bandierina, ancora Rantier a battere questo calcio d'angolo, è gol, il Taranto ha pareggiato, Ferraro gol, grande gol. Abitudine e l'arbitro a questo punto manda tutti negli spogliatoi. 2-2, il Taranto interrompe la serie positiva di vittorie casalinghe.